trovo qua nella sede con i tifosi, perché anch'io sono molto sedento, anche sono stati 4 anni di manager dedicato a calcio, dove i primi 2 anni sono stati bellissimi, il 3° e 4° hanno sofferti. Intanto voglio premettere che mi dispiace dire certe cose, però Alicata è una città, e sottolineo città, di 50.000 abitanti, dove abbiamo 2 TV, e sono stati contattati dai ragazzi e nessuno si è fatto presente a intervistare i ragazzi riguardo la crisi dedicata a calcio, è una cosa bruttissima. Quindi mi spiace dire che siamo senza televisione, senza operatori e senza niente. Dedicata a calcio ha fatto un campionato dove è stata promessa la salvezza, e soffrendo ci siamo arrivati. Oggi siamo in una situazione che siamo a 4 giorni alla chiusura dell'iscrizione al campionato. Sono state date promesse da parte di tutti, di quanti, tante sfilate di gente che a 4 giorni si è tirata indietro. In primis il signor Peppino Tirri, agente FIFA, noto in tutta Italia e anche in Europa, dove per 4 mesi penso che ha preso in giro, così almeno mi sembra, il popolo ricatese, il popolo gialloblu, apparendo su tutti i giornali, sui telegiornali, su televisione, dove c'è una guardata pronta, però tirarsi così indietro a 4 giorni di chiusura, dove una squadra sta per morire, dove 2-3 mila spettatori la domenica andranno a passare un po' di tempo, è una cosa brutta. Quantomeno abbia la correttezza di spiegare il perché e per come è saltato questo accordo con la vecchia società, insieme al sindaco. Cosa che è vedere un incontro all'aula consiliare aperta a tutti i tifosi, tra la vecchia società, il sindaco e il signor Peppino Tirri. Quantomeno esce con la verità il perché il Legate Calcio deve morire. Un Legate Calcio dove ho fatto parte, come ho detto prima, del dirigente per 4 anni, dove io ho investito dei soldi insieme ai vari Di Carlo, Damanti, Santa Maria e altre persone, dove eravamo rimasti già 4 anni fa senza calcio, però nell'arco di 2 mesi siamo riusciti a portare di nuovo l'entusiasmo. Abbiamo vinto un campionato meritatamente imbattuto, perché veniva da partire la Parma, ma una partita non è stata persa. Entusiasmo che quest'anno si è perso, però si deve riaccendere con una nuova cordata capitanata al signor Tirri. Io vorrei questo incontro, non so i ragazzi, però vorrei capire a questo punto, anche a nome dei dirigenti che l'ho nominato prima, il perché deve morire di Catacalcio. Di Catacalcio è una città, un blasone nel mondo calcistico, dove è nominato in tutto il mondo. Allora io volevo aggiungere, i ragazzi sono stati eletti con il signor sindaco Angelo Bassa, io lo saluto, ha promesso che la squadra si doveva scrivere in 2 giorni. Noi per 2 giorni siamo stati calmi, tranquilli e sereni, ma questo oggi penso che sia stata una riunione e questo penso che non si farà. Noi vogliamo che il signor sindaco mantenga la promessa per intanto di scrivere la squadra e poi vediamo quello che c'è da fare con questi nuovi soci e vecchi soci che ci sono. Poi la cosa che volevo aggiungere da parte mia e da parte di tutta la curva sud, e noi la maggior parte di questi tifosi che siamo rimasti abbiamo la media di 40 anni ciascuno. E abbiamo fatto sempre un passo avanti e 2 indietro. A questi signori che hanno cambiato questo nome alla Sant'Angelo, che io faccio gli auguri, e hanno messo città dedicata, che sia ben chiaro che se il Legate Calcio scompare, il Legate attuale che ci sia qui in questo momento, per noi il calcio applicato è morto. Non interesserà mai nessuno di più di calcio, quindi possono stare tranquilli che da parte nostra non ci sarà nessun supporto da parte della curva. Quindi sia ben chiaro che a noi città dedicata non ci interessa, ci interessa solo il Legate Calcio. E se il Legate Calcio entro questa settimana si scriverà, per noi il calcio al Legate è morto. Allora, da parte degli ultras della curva sud del Legate Calcio, facciamo un appello a tutta la città e martedì alle ore 19 invitiamo tutti appassionati, tifosi, amanti del pallone e chiunque ama questo sport bellissimo che è il nostro calcio, tutti di fronte al palazzo di città. E spero di essere in tantissimi, perché noi il calcio Alicata non vogliamo perdere di nuovo. Io un appello vorrei fare a Massimo Alicata Andrea, che è il nuovo assessore allo sport, dove ha questa possibilità. Ricordo che Massimo Alicata è il figlio del presidente Alicata Andrea, il presidente del tempitore Alicata Calcio, presidente Alicata della Serie B e della Serie C, dove è stato rilanciato Zeman nel mondo calcistico. Deve portare questo nome altissimo e oggi ha la possibilità di riconfermare questo nome salvando il Legate Calcio. Quindi un appello grandissimo voglio fare a Massimo. Massimo, Legate Calcio, portiamolo avanti.